Se devi emettere una fattura verso un cliente estero, ricorda che ci sono regole e obbligatorietà imposte dal tracciato standard fornito da Agenzia delle Entrate, che si applicano anche a chi opera in regime forfettario. In particolare, per emettere fatture verso clienti non italiani è necessario che il codice destinatario del cliente estero cui invii la fattura sia valorizzato con XXXXXXX. Il tipo documento che utilizzi sia fattura TD01. Per inserire un nuovo cliente estero, vai su Anagrafiche e scegli Aggiungi nuovo. Su ID Paese imposta il paese estero del tuo cliente. Su Dati fiscali vedrai ID fiscale al posto di partita IVA e dovrai compilarlo con un valore alfanumerico identificativo della controparte, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il sistema di interscambio non effettua controlli di validità. Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compila solo il campo ID fiscale, lasciando vuoto il campo codice fiscale. Il campo nazione, in corrispondenza di sede fatturazione, è precompilato con il paese scelto su ID paese, ma puoi sempre variarlo. Il campo identificativo è precompilato con codice fattura estera e valorizzato con XXXXXXX. Se il tuo cliente è di San Marino, l'identificativo sarà precompilato con codice destinatario 2R4GTO8, che l'ufficio tributario di San Marino ha indicato come codice da utilizzare per emettere fatture elettroniche verso tutti gli operatori sammarinesi. Potrai compilare le restanti voci come già indicato nel video. A questo punto crea la tua fattura e scegli questo cliente come destinatario. Per farlo, puoi visionare i video dedicati alla creazione fattura smart. Se non devi emettere una fattura, ma comunicare all'Agenzia delle Entrate la ricezione di una fattura non elettronica da un fornitore estero, dovrai emettere una autofattura di reverse charge di tipo TD17, TD18 o TD19, ad integrazione della fattura ricevuta. La creazione e l'invio al sistema di interscambio di queste autofatture è obbligatoria dal 1 luglio 2022, data in cui è stato abolito l'esterometro. Se devi emettere una autofattura per servizi acquistati da un soggetto UE e extra UE, ti consigliamo di emettere ed inviare una autofattura elettronica con tipo documento TD17. Se invece si tratta di acquisti di beni da soggetti UE, puoi emettere una autofattura elettronica con tipo documento TD18. Infine, per acquisto di beni da soggetti esteri ma già in Italia all'atto della vendita, predisponi ed invia una autofattura elettronica con tipo documento TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero. La trasmissione telematica delle autofatture relative alle operazioni passive dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. Ti consigliamo comunque sempre di verificare le informazioni con il tuo consulente fiscale, così che possa verificare in base al tuo caso. Per inserire un fornitore in anagrafica puoi procedere come per l'inserimento di un cliente. Scegli nel campo ID Paese un paese diverso da Italia. Al posto di partita IVA visualizzerai il campo ID Fiscale e dovrai compilarlo con un valore alfanumerico identificativo della controparte, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il sistema di interscambio non effettua controlli di validità. Il campo nazione, in corrispondenza di sede fatturazione, è precompilato con il paese scelto su ID paese, ma puoi variarlo. Il campo regime fiscale è precompilato con il valore RF18 altro, nelle modalità indicate da Agenzia delle Entrate, ma puoi variarlo. Se devi inserire un fornitore che risiede a Livigno o Campione d'Italia, scegli nel campo ID paese altri, Livigno Campione d'Italia. In questo modo, nel caso in cui si emettano autofatture TD17,
integrazione autofattura per acquisto servizi dall'estero, e TD19, integrazione autofattura per acquisto di beni ex articolo 17,2 del DPR 633-72, il campo nazione dell'XML sarà precompilato con OO.